benvenuti in questo nuovo video di Lego Jurassic World! Siamo felicissimi che la prima puntata vi sia piaciuta ed eccoci qui con una nuova fantastica puntata dove faremo delle assurdità complete a scelta tra Jurassic Park e Jurassic World. Infatti molti di voi si sono chiesti come mai non c'entrasse niente con Jurassic World. Quello era il tutorial, adesso tocca a noi scegliere da che lato vogliamo andare. Non abbiamo ancora visto Jurassic World, quindi per non spoilerarcelo potremmo scegliere di preferire Jurassic Park. Ma andiamo sul classico. Andiamo di qua? Andiamo di qua? Oppure andiamo di qua che non c'è assolutamente niente? Boh, proviamo. Sono i Pokémon dell'erba alta. Salve, stai innaffiando! Se sei non vedi innaffiare! Dai! Ma si innaffia i fiori di quando ci... Non lasci il braccio per terra! Sta innaffiando l'erba, poveraccio. È possibile? Non lo faccio all'ora del sole. Bisogna farlo quando è un po' meno... Più buio. Perché sapete, noi abbiamo il pollice verde. Quello che i fiori quando ci vedono muoiono. Abbiamo fatto anche un post sul blog per averti... Ciao! Dai! Ma come saluti? Non c'è il tasto saluto! Tu devi innaffiare! Ma mi sembra che... Che rigogli la zona. Prendiamo la motoretta. Vai con la motoretta. Prendi il DNA. C'è anche il DNA blu. Come lo prendo? DNA blu. F blu. Q. Non riesco a... Q. Ma che Q? Prendiamo la motoretta. Vai. Apre. Non così. Sbrigatevi. Non sai guidare. Non volete andare? Andate via. Non dovevi prendere quella dietro. Ma non ho tu, ma tu mi fai qui. Via. Possibile, possibile. Comunque, se anche voi volete giocarlo, vi ricordiamo che è tornato di nuovo in sconto su G2A. E sfascia quella macchina! Vai via! Ma è possibile! Cioè, i miei amici si vanno allora, il casuario in questi casi. Oh, così si fa! Accidenti! E smettete di essere in mezzo alla strada. Ok, andiamo. Ma guarda che sei stato tu a scegliere la macchina dietro. Ma tu mi hai detto Q! È chiuso. È bloccato il passaggio. Sicuramente lo possiamo aprire. Sicuramente lo possiamo aprire? La risposta è no! Te lo dice anche il cancello. Come i fiorellini? Saluta! Saluta i fiorellini! Certo che avete un modo di salutare. Proviamo delle persone con dei metodi più dolci. Tipo la... Quello ha già il bastone in mano. Tipo la donnina! Vieni donnina, mi raccomando! Aiutali, aiutali! Aiuto! Aiutali! Aiuto! Non è proprio un buon modo per aiutare la gente così. Certo, se vogliono morire, forse. Perché... Salve! No! Lui non vuoi morire! Cosa non vuoi morire? Non si dice che non si può... Dire non voglio morire serve per morire. Ok? Ecco, infatti. Venga qua. Bene, ok. Ora che hai devastato mezzo mondo. Oh, guarda! C'è qualcosa qui sotto. Scava! Tanta una talpa. Il cappello è quasi quello giusto. Vai, scava. Non mi sembra veramente quello di Orfene. C'è più vicino l'alti. Abbiamo fatto la musica Indiana Jones, infatti. E l'ho cambiata. Ho capito, ok. Q, possiamo provare a cambiare il cancello, ad aprire il cancello. Cambiare cancello. Abbiamo cancello, perché non ci piace. Facciamolo rosa. Uno bordeaux, che è più bello. Ok, attenzione. Sinistra, giù. Sinistra. Brava, vai. 195. Chiama l'195, vai, il tuo cancello personalizzato. E ti risponde un casuario che ti offrirà una lezione di guida gratuita. Ed è così che Ellie ha preso la patente. Io sì, ho preso la patente tanto tempo fa. E via, no! Non sei riuscito a salire, magnatina! Così mi ha fatto stare male. È stato detenuto. L'ho abbandonato tutti. Ma c'è troppa gente in macchina, secondo me. E l'avevo appena abbandonati. È giusto. Sono rispuntati. Tutti insieme a fare un bel picnic nella giungla. Quello lì sta tenendosi stretta la sua zanzara. Noi siamo il picnic. Noi siamo il picnic? Sì. È per questo che ho portato gli amici. Ed è rossa perché è il cestino da picnic. Capito? Esatto. Diciamo è picnic condito. Io vi ho portato direttamente delle intere persone. Sai, vedete quante dita hanno? 20 ciascuna. Ve li godete tutti. Ciao! Diamine, questo qua è il brontosauro, perché ha uno stomaco così grande che non riesce mai a sfamarsi e quindi il suo stomaco brontola sempre. Ci deve far notare una cosa, il brontosauro è vegetariano, ma vedendo la sua mole scommetto che nessuno gli chiede: ma da dove prendi le proteine? Domanda tipica con cui vengono assillati quelli come me. Ed è per questo che i brontosauri hanno il collo alto, perché loro e le giraffe hanno un alito terribile. Proviamo ad andare a fare un tuffo in acqua, perché siamo tutti insieme a passare. Tutti, vai! Però vedo tanti pezzettini. Non avrei dovuto? Ok, allora,
Proviamo, tutti qua per il tuffo, tutti qua per il tuffo, via! Non sapete nuotare! Lei sa nuotare! Non è vero, stavo affogando! Però cos'è? Però fa fare dei salti nel nulla, è lava! Cos'è questo? È lava! Spicchialo! È lava! Spicchio, lava spicchiata. Come lo spicchio questo? C'è un modo spicchia per spicchia la lava. Vai, vabbè, non importa. Spicchia la lava. Veramente stai tenendo come bastone la tua zanzara. Scappa, 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 scappa. Ho capito, sono tutti Jedi. Dici? Sì, perché fanno i salti in aria. In aria, pongendosi in aria come Yoda quando combatte contro Dooku. Yo, abbandonati tutti. Ora il brontosauro abbandonerà a te. Sto tornando, e gli altri? Scusi? Fai finta di aspettarli e poi riparte il razzo. Aspetta, vieni, vedi che avevi già messo via la borsa. No. Vieni, no! No, ce l'ha fatta. Vai, sfondiamo tutto. Spaccalo. Mamma mia. No. Ma comunque gli altri ci siamo persi sul... Meglio. Sì. Allora, aspetti, qui è un bel parcheggio, dice. Da questa parte abbiamo solo il bivoli. Allora, scusami, mi controlla un secondo. Non mi salga sulla macchina! Con i piedi sporchi! Gentilmente, mi potrebbe controllare che vada tutto bene il motore un attimino? Sì, La controlla grazie. Meglio così, immagino. Sì, controlli. È tutto a posto! Controlli, guardi, c'è proprio una... Sta controllando, c'è una perdita, stia lì! Sì, state perdendo cervello! Non ha finito! Perché si tira su, stia lì! Ma sì, sta gente che non vuole mai stare a controllare auto! No, ma gli altri lo prestano, cos'ho, il microfono lì? Vai! Sto andando! No! Guarda di che mossa di Kung Fu. Guarda lì, mossa. Ed è caduto dando una sederata per terra. Veramente una cosa oscena. Quindi dobbiamo andare. Vediamo un pochino chi facciamo usare la donnina, perché lei è una grande cantante. Il palco è mio. Quindi vai via. Il palco è mio. Su quelle stelle puoi cantare. Tu invece no. Ecco, sono caduta anch'io. No, non è il mio turno. Questo posto solo per me. Vada via. Let it go. Sì, ho capito. Se esistesse un'essa del giurassico, sarebbe questa, esatto. Eh? Perfetto, stiamo riparando il cancello e potremo andare dall'altro lato. Ma ci sono i carnivori? Dici? Ha detto da questa parte c'erano solo erbivori. Ho capito che gli piaceva la mia auto, mettersi a tirarci delle testate non è granché. Lo faceva per imprimersi il logo nella fronte. Allora, andiamo di qua e... ok, tira giù la carrucola. Tira giù la carrucola, non distruggili tagliandolo con tutta la fatica che hanno fatto a prendere quella fune. L'ho distrutto persino i tubi, cioè non c'è mia, più pace. Non ha neanche senso, poteva non tagliare. Spazio delle mie brame, dov'è il mio spaziolino? Che devo lavarmi i denti. L'ho usato per pulirci le ascelle del gatto. Ma che grazie! Ma perché? Non è che normale. Perché lo voleva lui. Apriamo questo stramaledettissimo cancello. La risposta è no. Ma non lo apriamo lo stesso. Ok, si sta aprendo. Ora si sta rotolando le maniche. Che vedete, sembrano i simboli della polizia, quelli che sono lì in alto. Ecco, guardate, abbiamo incassato quel tipo. Ma poveraccio. Ma poverino, che si lamenta, ci sta mandando gli accidenti. No, si sta scavando la fossa per quelle via! Sue mani. Via. Ma io volevo. Ok, a te. Scusi un attimo. E qui è il parcheggio perfetto. Da qui non si rialza, no, e invece no. Si rialza da sé. Ok, certo che io veramente con le manovre, certo che quel quasuario si va tutto più facile. Oh, scusi, lei non l'avevo vista, aspetti, ok, andiamo! E però ti sei fatto anche un po' di soldi a investire il tipo. Visto? Investire le persone, comodo perché invece mi fa... Invece che investire in borsa, potete investire le persone. Esatto, tanto il guadagno è lo stesso. Andiamo, una capanna! Ok, capanna proprio. Ok, scusi, sa un'informazione. Lei è, la vedo un po' stressatello, eh. Le consiglio. Sto perdendo un sacco di queste cose qui. Ammetto che dovrei cercare di prendere tutte le monetine, ma se no ci vuole veramente tantissimo, che questo gioco appunto ha tantissimi bonus. E siamo entrati in Jurassic Park. Aspetta, rovesciamo tutto. Più veloce. Il parco di divertimenti. Che carini tutti questi scheletrini. Attento! A te! No! Come è potuto? Capaci! No! No, certo che ovviamente se non ci penso io a travolgervi, sto facendo del bene all'umanità, però a uccidervi. Stiamo... Attenzione! Uova al tegamino! Finalmente! Ma no! Ciao! La prima volta, attenzione quando combatte le uova, perché se non sono fresche vi assaliranno. Basta con l'Australia, stella! Faccia via! Ah, possiamo stare in Australia, pensavo che fosse un boomerang, invece no.
ha sbagliato. Cos'è? Una mucca? Non è che siete portando da mangiare? Mucca, scappa! Cosa ho detto? Cosa ho appena detto? No, non portiamo da mangiare le mucche, non voglio. Ah, siamo tornati nel posto di prima. Non voglio da mangiare le mucche alle lucertole. Mucca? Che cos'è? Un Pokémon! Cattura, no! Cioè, devo dire la Master Ball! Certo, ma dai, la Master Ball la usiamo per qualcun altro. Ah, era un... cos'era? Un... per un casuale. No, era un Kakuna. No, no, quello dopo. Weedrill. C'è qualcosa qua, perfetto. Che puzza! Serve la donnina. Che puzza! Allora, le donne sa sopportare la puzza. Hai deciso che cos'è? È un'incredibile, una fantastica cosa. Brutta. Bene. Ora aggiungiamo una mucca. No. Mucca? Ho bisogno di una mucca. Posso cavalcare la mucca? Dite che posso cavalcare la mucca. Dai. Vieni qua, mucca. Questa mucca la prende in più gravide se cavalcata. Ok, Q. Andiamo. Vai, mucca. Vai, mucca, sì. Vai, mucca. Mucca. Ok, ho messo la mucca lì. È intrappolata. Ok. Ah, povero velociraptor. Ma no. Povera mucca. Non voglio. Mi sa che tipo sta dormendo. Non le tipo... voglio vedere ste cose. Ma come non vuoi vedere ste cose? Il velociraptor. Mangino quei velociraptor schifosi. Vadano fuori e vadano a comprarsi la carne e la coppa. Adesso esce il velociraptor e si mangia tutte le persone invece della mucca. Ai caramba. Oh, non è possibile. Veramente sei caduto. Sei una persona incapace. Incapace, 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 incapace. E mamma mia, che... Cioè, ti sei fatto male al piede, diventi vulnerabile. Attivo tiro calci a tutti i muri che vedo. Se allora, provo, aspetta, devo ricordarmi come si spara, però. Perché non posso ricordarmi come si spara? Allora, F. Spazio. No. Cannuccia. Ecco! A caso ce l'ho fatta. Ma non mi ricordo come si prendono sti cosi. Questo. F, T, Q. Non lo so cosa si prende. Con E. Raccogli la mucca. Ma non voglio. Un ultimo saluto. Buon appetito. Che cattiveria da dire. Salviamo la mucca. Che stanno facendo? Salviamo la mucca. Li nutriamo. Non ci credo! La mucca è uscita, l'ha messo il tipo! Ha fatto bene! Non ci credo! La vendetta degli erbivori! Non ci posso credere! Bambini! Ma dai! Ci sei mancato tanto! La mucca si è scappata in un modo assurdo! Si è messa a guidare la gru! E questo... Sì. E i velociraptor mangiano i vestiti delle persone! E la cosa gli mando la mucca? È impossibile! Farfalla batte le ali a chi la farfalla? Sì, sono non c'è sempre a svolazzare in giro questi scudi maledetti. Vi ricordiamo che oggi infatti uscirà un nuovo video di Minecraft, quindi non perdetelo. Oggi due video. Che è sto poveraccio? Questo poveraccio è guidato troppo col casuario ed è venuto mal di mare. Niente paura, non c'è pericolo. Andate a dargli fastidio però. Infatti. Che schifo! Questo è una citazione di The Iron Rose, assolutamente! Che schifo! Vi lasciamo link in descrizione! C'è sta notizia da non se ne va arrabbiata! Hai ragione! È tutto il make-up andato! E avevo detto di non andargli vicino! Dovrei vedere degli escrementi di dinosauro! Che bello! Oggi vediamo tutto! Li vuoi vedere? Guardali lì! Ce n'è una pila pronta per te! Oh! Li volevi? No, questo no! Basta! Basta, non posso! Non posso arrivare a santo! Una ciliegina, una carota, una banana e non è possibile! Grazie a tutti per essere stati con noi in questa puntata! Scusate, ma abbiamo un appuntamento con il gabinetto. Consigliamo a tutti una doccia e vi lasciamo al secondo video che uscirà oggi. Una doccia agli occhi più che altro. Grazie a tutti per essere stati con noi e alla prossima con The Eternal Love.